Monica Pirovano, presidente di Confindustria Valle d'Aosta. Il 17 settembre scorso c'è stata la riunione del Consiglio Politiche del Lavoro dove è stata un po' fotografata la situazione in Valle d'Aosta. Prego. Sì, è stata fotografata una situazione, direi fino a luglio del 2010, confrontata con gli stessi periodi e gli anni precedenti. Direi tutto sommato qualche risultato positivo perché gli avviati che dal 2008 al 2009 erano scesi dell'8,9% sono riaumentati dell'8,5%, quindi sono incrementati il numero degli avviati al lavoro nel complesso della regione. Così come per certi settori, quelli che ci riguardano in particolare, direi le attività manifatturiere nel 2010 registriamo un più 12% e il settore delle costruzioni un più 3,5%, quindi anche questo un dato positivo. Per quanto riguarda le cessazioni, che più o meno in numero erano state abbastanza simili 2008-2009, finalmente sono tornate a scendere e nel 2010 c'è un meno 27,4%, quindi un dato importante. E per quanto riguarda le ore autorizzate di cassa integrazione, si sono complessivamente ridotte da un anno in confronto all'altro del 40%, e quindi anche questo un minor utilizzo sia di ordinaria che di straordinaria che di cassa in deroga. Quindi Valle d'Aosta inizia la ripresa? Diciamo che inizia la ripresa, forse è un termine troppo ottimista. Diciamo che siamo in una situazione di assestamento. In una situazione in cui ci sono dei segnali positivi, in alternanza con altri segnali, diciamo, non positivi, perché manca probabilmente un po' di ottimismo, un po' di concretezza e di certezza, soprattutto per quello che riguarda il futuro. Comunque un 2011 all'insegna di previsioni abbastanza positive, non più negative quantomeno. Sicuramente i numeri negativi li abbiamo abbandonati, tipo l'utilizzo degli impianti sta cominciando a crescere come percentuale, l'occupazione sta lentamente migliorando, la cassa integrazione, come già detto prima, si sta riducendo, gli investimenti in alcuni settori stanno aumentando, in altri magari sono più cauti, comunque diciamo tutti i numeri che fanno presagire dei positivi per il 2011. A breve la Regione vi chiamerà al tavolo per discutere sulle previsioni del bilancio 2011 della Regione. Ecco, voi cosa chiederete al governo valdostano? In dettaglio non abbiamo ancora delle richieste, ma complessivamente la richiesta principale sarà quella di ridurre gli aiuti che sono partiti nel 2009 legati alla crisi, che sono stati confermati nel 2010 e che chiederemmo siano ridotti, ma con delle scale crescenti, con degli scalini per non andare da 100 a 0, che avrebbe ovviamente un impatto troppo negativo.